Milioni di musulmani celebrano in tutto il mondo l'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan. A Gerusalemme le celebrazioni sono iniziate con la preghiera mattutina nella moschea Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'Islam. Se Dio vuole, l'Eid è tornato. E se Dio vuole, il prossimo Eid vedrà tutta la nazione musulmana vittoriosa, con palestinesi e arabi di nuovo uniti. A Gaza in migliaia hanno partecipato alla preghiera pubblica presieduta dal leader di Hamas, Ismail Haniyeh. L'atmosfera è segnata dagli strascichi dell'ultimo conflitto con Israele, che si è consumato appena un anno fa. La mente dei palestinesi di Gaza torna alle vittime di quei giorni di guerra, ma anche alle attuali difficili condizioni di vita quotidiana della popolazione. Rifugiati siriani hanno celebrato l'Eid al-Fitr nel campo profughi di Za'atari, in Giordania. Sono circa 1 milione i siriani che sono dovuti fuggire dalle loro case soltanto negli ultimi 10 mesi. Lo giuro su Dio, in questo Eid ci sentiamo così lontani dai nostri figli. Lontani dai nostri figli, lontani dal nostro paese. Al Cairo, moschee gremite fin dalla prima preghiera del mattino. L'Eid al-Fitr è l'occasione per i musulmani di riunirsi in famiglia e scambiarsi doni simbolici. Gran parte degli sciiti, in Iran per esempio, celebrerà la festa con un giorno di ritardo rispetto ai sunniti.